Grazie Mario, buonasera a tutti. Questa è un onore partecipare a questa serata in una delle manifestazioni per il millenario appunto della fondazione di Camaldoli. La nostra presenza qui non vuole essere soltanto una presenza personale, ma vuole essere anche una dimostrazione della vicinanza che ha tutta la popolazione del Casentino nei confronti dei monaci di Camaldoli. Un punto di riferimento culturale e un punto di riferimento spirituale. Quindi essere qui stasera è un tributo senz'altro ai monaci e a tutta la loro opera svolta ormai da un millennio. Un ringraziamento vorrei farlo al CRED dell'Unione dei Comuni che come sempre puntualmente nel loro lavoro di ricerca, di promozione e di sviluppo di quelli che sono i documenti che in qualche modo testimoniano quella che è stata la cultura e la storia del Casentino, hanno appunto ritrovato un documento del 1925 dell'Istituto Luce. Un concerto interamente prodotto dal CRED del Casentino con l'ausilio, con l'intervento, con lo studio che ha fatto la Leggera appunto per le musiche. Ed è importante sottolineare soprattutto quello che i posti rappresentano anche al di là dell'aspetto spirituale e della fede, chiamandoli quello che i posti rappresentano, che hanno sempre rappresentato per la nostra comunità e continuano ancora a rappresentarlo, perché comunque ancora sono fonte di vita e fonte di ricchezza per noi e le altre.